Quale deve essere la postura nella meditazione? Beh, intanto vale una regola fondamentale, devi essere in una posizione comoda, dove non devi sentire dolore, perché se per utilizzare una postura con le gambe incrociate, diciamo la posizione del loto, dove il piede destro è sulla coscia sinistra e il piede sinistro è sulla coscia destra, ma per raggiungere questa postura senti male alla schiena, alle ginocchia, all'inguine, dappertutto, non riuscirai mai a meditare perché la tua attenzione mentale sarà portata sul dolore e quindi diventerà una meditazione sul dolore eventualmente. Quindi la regola è che devi essere in una posizione comoda, oppure se stai in una posizione dove dopo un po' la testa senti una tensione qua, la testa anche qua, hai un fastidio, devi essere una posizione comoda in cui tu ti senti bene. C'è però una regola da rispettare, la schiena deve essere in posizione eretta. Deve essere in posizione eretta perché in questo modo ci sono i vari chakra allineati, questo è fondamentale. L'unica cosa che devi garantire è la schiena in posizione eretta in modo tale da avere i chakra allineati. A questo punto potrebbe anche andare bene la posizione sdraiata. Però ci deve essere un'accortezza. Diciamo, l'inghippo della posizione sdraiata è che si può scivolare facilmente nel sonno e dormire non è meditare, altrimenti lo faremmo tranquillamente ogni notte. Devi mantenere la coscienza, perché altrimenti arriva tutto a livello inconsapevole, perdi il controllo dei tuoi pensieri, perdi il controllo, non riesci a direzionare la tua mente. Quindi, per evitare di addormentarsi, il suggerimento è intanto meditare non quando si è stravolti dal sonno, perché se lo fai alla sera dopo una nottata, che ne so, in cui sei cotto, stravolto, dopo 3 secondi puoi anche metterti nella posizione giusta, non sdraiato, e inizierai a dormire e non più a meditare. Quindi il suggerimento è se tu riesci a puoi utilizzare una poltrona, che ti consente però di tenere la schiena eretta, puoi metterti, diciamo, seduto su un cuscino tenendo le gambe incrociate in qualche modo, anche ad esempio la posizione del semiloto, in cui solo un piede è sulla coscia della gamba opposta, l'altro piede è posizionato al di sotto, diciamo, della zona. Quindi diventa un po' più semplice. Puoi utilizzare dei cuscini rialzati in modo tale che la posizione sia comoda. Puoi anche metterti seduto con le gambe incrociate, seduto su un cuscino comodo con la schiena appoggiata ad un muro in modo tale che la schiena sia eretta. Eventualmente hai anche una possibilità di appoggiare la testa. Quindi trova tu la soluzione migliore, perché ognuno poi ha a disposizione le cose che ha, per cui deve adattare, diciamo, la postura a ciò che ha a disposizione. Però le regole sono queste: deve essere una posizione comoda, non devi sentire dolore, perché non è quello l'obiettivo. Devi avere la schiena eretta perché i chakra devono essere allineati. E fondamentalmente devi farlo quando non sei stravolto dal sonno, perché non devi cadere nel sonno. Poi devi mantenere le altre parti del corpo rilassate, quindi il collo rilassato, le spalle rilassate, il viso rilassato. Per respirare è conveniente, per evitare di deglutire, di tenere, ma avviene abbastanza naturalmente, la lingua appoggiata nella parte superiore del palato all'attaccatura dei denti. Quindi nei denti, nella parte superiore dove si attaccano i denti del palato, puoi appoggiare la lingua. Questo ti evita, diciamo, di dover deglutire, di stimolare la deglutizione che può essere fastidiosa. Ecco, queste sono le regole generali, diciamo, della postura per la meditazione. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao.